cosa che voglio raccontarti, molto inspirational. Mi è stata regalata una piantina. Io non ho un pollice verde esagerato, ma devo dire che ho un'esperienza discreta in questo campo. Sono riuscita a mantenere vive accanto a me piante per più di 20 anni, in climi, magari microclimi fortunati, favorevoli, ma diciamo che con il buon senso e la mia sensibilità sono sempre riuscita a captare un po' i bisogni della pianta, la quantità d'acqua, il nutrimento necessario, quando era il caso di cambiare la terra, il vaso e così via. Vado un po' a spanne, come si direbbe. Ora, che succede? Questa piantina che mi è stata regalata a Natale del 2017 ha perso molto presto le sue foglie a causa di un microclima non favorevole, troppo assolato, troppo esposto al sole durante il giorno, troppo secco. Inutili i miei disperati tentativi di cambiare posizione in giro per la casa, spostare di qui, di lì. Non è servito a molto, finché non ho trovato una posizione che mi sembrava dignitosa e anche favorevole alla crescita della pianta in un angolino della cucina. E qui viene il bello, perché in 2 anni di tempo succede praticamente questo. La pianta perde il grosso delle foglie, mi prendo cura di quello che rimane, scopro che le radici sono praticamente ormai prive di vita, quindi libero le 5 foglie dalle radici, le radici le elimino, cambio la terra, l'ossigeno, cambio il vaso, lo allargo, metto il fertilizzante, curo la pianta, le parlo, quindi creo un ambiente intorno a lei favorevole alla ripresa. Ho pensato, riattecchirà sicuramente. Sicuramente da queste 5 foglie, da questo gruppetto di 5 foglie rimasto, qualcosa, insomma, spunterà. Le radici ritorneranno ad abbracciare il terreno, a nutrirsi, a prendere tutto il fertilizzante. Mi aspettavo una crescita clamorosa perché avevo già avuto esperienze in passato di questo tipo, ero piena di speranza. Se non che mi sono resa conto oggi che erano trascorsi 2 anni e queste 5 foglie continuavano a guardarmi lì sempre più striminzite, restie ad appassire, restie cioè ad andarsene. In apparenza lì, di fatto però mi è venuto un sospetto. Ho guardato la piantina e le ho detto, tu non me la racconti giusta, perché in natura c'è un insegnamento molto importante di cui tutti noi dovremmo essere messi al corrente, che o qualcosa cresce o muore, o è già morto. E allora, tu che cosa mi stai dimostrando con il tuo comportamento? In 2 anni non hai messo una foglia in più, non sei rinverdita di più, non è successo assolutamente nulla, mi guardi così come se non fosse passato un giorno soltanto dal mio primo tentativo di riacclimatarla in un clima appunto più favorevole. Per cui mi sono decisa, le ho dato l'out out, ho detto o succede qualche cosa di così clamoroso in 24 ore o mi libero di te. Stamattina ho preso il vaso di terracotta e l'ho portato dietro lo stabile in cui vivo per finalmente le esequie. Mi sono detto ok, mi libero di te, svuoto il vaso della terra e scopro che sotto tutta quella terra nel vaso viveva un verme di dimensioni assurde, praticamente un parassita che si stava nutrendo del fertilizzante, si stava nutrendo del nutrimento che io davo continuamente alla piantina per permetterle non solo di sopravvivere, ma di crescere, di migliorare, di vivere, insomma, di avere una seconda chance, una seconda opportunità. Questa cosa mi ha fatto pensare tantissimo, mi ha fatto pensare a quanti di noi nel corso del tempo ci ritroviamo per chiederci come va. E in apparenza tutto va bene, le cose vanno come dovrebbero andare, nessuno si lamenta di niente, la vita prosegue. Senza infamia né lode, si dice. Ma probabilmente
Siccome la natura ha il terrore, ha l'orrore del vuoto, e dove si crea un vuoto deve intrufolarsi qualcosa che è mancato, se non c'è vita, che cosa c'è? E allora io penso a tutte quelle persone, me compresa, che si guardano allo specchio e dovrebbero ogni tanto fare un reset per chiedersi dove sono arrivato nel mio percorso verso il mio traguardo. A che punto sono? Che cosa sto facendo di me stesso? Sto crescendo? Dove sono i valori che per me erano dei fari nella nebbia? Dove sono le cose importanti? Dove sono gli affetti che contano? Dove sono quei principi inderogabili che fanno di me una persona onesta, una persona per bene, una persona che mantiene fede alla parola data, che promette una cosa e la fa, costi quello che costi? Dove sono? Che ne è di me? O forse nel frattempo c'è qualcosa che ha preso il posto di quei valori, di quei principi, di quel bene, di quell'identità di cui ci sentivamo quasi orgogliosi, per sostituire invece l'acredine, l'invidia, il rancore, il criticare le persone, il puntare il dito anziché guardare se stessi e cercare di migliorarsi per essere sempre migliori. Questa faccenda del vermotto ha smosso in me delle cose e mi ha reso più consapevole di quanto sia importante ricordarmi tutti i giorni di essere fedele al nutrimento di cui io mi cibo, che è quello per crescere, quello per migliorarmi, quello per misurare la mia crescita di giorno in giorno, di mese in mese, di anno in anno. Perché, ragazzi miei, se questa crescita non avviene, io dico, non aspettiamo che sia troppo tardi, non aspettiamo che un amico ci chieda come va. Sì, tutto sommato, come al solito, va tutto bene, ma sì, dai, non ci lamentiamo, perché quella non è crescita, quella è essere degli zombie. Ciao a tutti e ciao a te che mi hai ascoltato fin qui. A presto.